Bentornati, Rossi e Rosse, qui ancora oggi su Kane e Lynch 2, e sempre in nostra compagnia. Il solito buon RoboZumi94. Salve ragazzi! Siamo qui ancora a prendere fucilate, come avete visto dall'episodio precedente. Soprattutto dalla polizia, perché poi i cinesi non erano tutto sto granché. E ci hanno, diciamo, il panzone pelato, ci ha ribaltato i nostri amici, tra virgolette, contro di noi. Ce l'hai messi contro al panzone. E abbiamo scoperto che la figlia di una mietitrice che abbiamo ucciso al primo capitolo era una figlia di un... Bel tizio corrotto. Esattamente, adesso Molto stanno corrotto e cercando di potente. andarsene via. E lo vediamo subito. Andiamo. Siu. Sono io. Chiamami. Fatto un casino. Dobbiamo lasciare la città e sparire. Raggiungici da Shuangxi appena puoi. Ti amo. Ciao. Ama la cinese, a quanto pare. Ebbene. Da quanto abbiamo L'amante capito. degli occhi a mandorla proprio. Tanto abbiamo capito, abbiamo una fidanzata, il Lynch, e il Kane è Invece c'aveva la figlia. tuttavia, sì. Solo la figlia mi pare che gli è rimasta. Però io mi ricordo, sì, alla fine del primo capitolo la figlia era sopravvissuta, la moglie no, no, l'hanno ucciso tutte e due, mi sembra. No, no, la figlia è sopravvissuta. Era Lì sta Lynch gliel'ha sopravvissuta. chiesto. E Lynch ha chiesto a Kane Ok, della allora figlia. solo la moglie mi pare era morta, lì l'hanno Sì. uccisa davanti, che si arrabbiava come un pazzo. Allora, non sappiamo se si è fatto un'altra donna. In sottofondo, i clacson. Si sentono. Ah, questo capitolo me lo ricordo dalla demo. Addirittura, hai fatto la Eh sì. demo? E io solo giocato con la demo anni fa. Pensate. Però è inconfondibile Merda, questo capitolo. cavolo! La svuota addirittura. La svuota addirittura ci vuole andare con. Vabbè. Ricaricato. Ok, già per terra solo. Meno male che era sicuro. Ma sono forti questi uomini. Eh beh, sono corazzati. Sarebbe il minimo. Se riuscivano a sopravvivere quelli in canottiera, cadri per favore. Sono piazzati bene! Sono piazzati Ma bene, sì. non Però mi dire! c'hanno delle buone armi, Ragazzi, infatti. ci Però provo! te ci danno pure le spalle, quindi hanno fatto pure anche loro la loro dose di cazzate. Infatti gli ho preso pure l'arma. Non si sa mai. sembra un FAMAS. Sì, in effetti anche a me sembra un FAMAS. Non c'è ancora nessuno, eccoli. Si è capitato uno. Mamma mia, a me ci è mancato poco. Ci è mancato veramente Guarda le poco. strutture alla Rainbow Six proprio, ti distrugge tutto. Sempre a caricare i momenti inopportuni. Anziché non è come coso, come Gears. Però hai giocato Gears. Solo il primo su Xbox. Hai visto la carica com'è? Ma ricordo com'era la carica. Cosa ha tirato? Un Un sushi. estintore. Un sushi ha preso. Prese il sushi e l'ha Un tirato. involtino. Forza, muoviamoci. Praticamente ogni Sì. volta che caricavi dovevi Sì. azzeccare il momento della ricarica. Ma che sa di? Come ci hanno trovato Sì, gli già dal speaker? primo. Non lo Sì, è so. sempre stato Devo così. raggiungere Sue. Pensi sia il caso? Non si è fatta vedere. Merda. Per fare la fine, ecco dove Ok, sono finiti i hanno luoghi. legato Dicevo Vincent. io, ma qua che ci stiamo? Relazione Solo noi poliziesca. poliziotti. Non è un mio Già. problema. Andiamo. Perché però l'hanno presi e l'hanno incatenati come dei polli? Che sono cinesi. Che è? Questo è razzismo, si chiama.
Autorazzismo, tra l'altro. Autorazzismo. Non risponde. Dobbiamo andare a casa sua. La droga. La resta del Sichuan. Sarà pieno di poliziotti. Faremo in fretta. Poi sapere che cosa sono le parole che dice. Non conosco neanche un'acca del cinese. Magari partiremo con te. Se l'accordo vale ancora. Pensi che Glazer sappia tu sei tutto. Buono? Eh? Che dobbiamo fare con te, eh? Dai, signor Panzone. Merda. Se tacciano la zona. Vieni con me a casa sua. Ho bisogno del tuo aiuto. Ma ricorda, questo lavoro è importante. Lo so. Altrimenti non saresti qui. Mi sa che a fine capitolo ci rapinano, perché più o meno stiamo come orario, stiamo lì. Merda. Oh oh. Vabbè, questi ho cacciati, credo. Aspetta, aspetta, vediamo. Sempre se non ci individuano. Direi di sì. Automatico, anche se non sei in bella vista. Perfetto. Hanno sentito qualcosa? Puzzano de riso fritto, direi che. Che probabilmente quello l'hanno riconosciuto. Sul tetto! Sul tetto dove stiamo noi. Sicuro di sapere dove siamo? Sì, sì, certo. Tu non ti fermare. Mi fermo, eh. Già devo levare il Famos perché tante munizioni ne troviamo. In effetti sì. Non ha detto baracca, mi sa che intendeva sta cosa che abbiamo sparato un sacco di colpi. Abbiamo riempita. Non sparate! Vabbè, va. Mantieni la. Detto non sparate, io lo prendo solo come scudo, ma. Ecco, abbiamo. Ecco qua. Grado meno di una scureggia sto povero tizio. Non sparate. Non facevi il puliziotto, scusa. Ho sbagliato lavoro allora, signora gente. Non possiamo fare errori. Esattamente. Pensi di farcela? Sì, sì, stronzo. Come stronzo? Ok, qua stiamo per strada e non è che mi piace tanto, porcide, ma qua, possibile? Qua scappa il bordello, me lo ricordo nella demo. Cioè, sia su Resident Evil che qua. La Cina la rappresenta come un porcile. E beh. Guarda là. Ci hanno visto! Come ci hanno visto? Oh, ma ci avevamo scritto in faccia. E beh, sono l'unico con gli occhi non a mandorla. E con dei mitre in mano. Chi è? Aia, c'è qualcuno. Non ci spara. Hai qualcuno là dietro. Deve esserci una trappola. Ma ammazzo io. Ah, ok, è morto. Dobbiamo riuscire a passare. Muoviamoci. Io con la cattiveria proprio. Giustamente. Basta prendere tempo. No. Sinistra, negozio. Sinistra, negozio, vabbè. Il negozietto, quello di DVD. Che è successo? Ma che è sto rumore? È partita la droga pesante. Guarda, c'è pure la copertina di Hitman. Guarda, non scherzo. Tra le copertine qua dei DVD ci stanno tutte le copertine di Hitman. Se ti fai caso. C'è Hitman Blood Money e... Ma non mi ricordo qual è l'altro. Dimenticati tutti i titoli di Hitman. Blood Money. E basta. Chi è che spara ancora? Ma io voglio capire che effetto di droga era quello là che... Sì, ma hai visto che rumore? Pure a te l'ha fatto quel rumore della matosta? Sì! Se so. Gli è partita tipo la droga pesante. È occupato il poliziotto che... Sì, sì, è occupato. Ormai è vicina. Non possiamo stare... Vicina la botta, altro che... Cos'è? Suggerimento. Cucina, dicono. Qua? Qui qua. Il caro muro. Caro muro. Caricamento iper rapido. E siamo sì, dall'altro lato. Bene. Tac. Deve stare bene. Lynch. Cosa? Questo Shang-Chi. Questo cavo. Come lo vuoi chiamare? Dici che è un funzionario corrotto. Pensi che paghi gli sbirri? Merda.
può essere. Forza, sbrighiamoci. Devo andare da Sioux. Sioux? Già non mi piace sto. Manca a me. Sempre dritto. Sempre dritto. Andiamo qua. Andiamo giusto incontro alla morte. Sì, ho proprio gli scenari. Elicottero! Eccola! Sempre dritto, ha detto, no? Di qua. Qua, dentro il tunnel. Forse non ci hanno visto. Forse. Porcacchio. Non è possibile, cazzo. Oh, merda! La SWAT. Raccoglie la tannica di benzina. Eccola qua. La bomba fumogena, no, Dani, che pensi? Si deve fare un'esplosione un po' più gravosa. Me ne occupo io, vai! Ok, si riprende il FAMAS. Aia però, non mi fanno alzare la testa lì. Guarda quanti stanno a scendere. Già mi sembrava di suggerire dove accoppa quello lassù. Cosa suggerisce, eh? Non ci senti. Allora adesso io prendo uno della SWAT in prestito. Lo prendo in prestito. Prendo in prestito, venga qua. Questo è un bello scudo, ragazzi. Coppato. Fatto. Saliamo le scalini. Fatto, intanto faccio un bel giro di munizioni qua, non si sa mai. Niente. I SWAT sono più poveri di me con i proiettili. Vedo i bonerini armati di tutto punto. No, questo era addirittura un cecchino. Che non c'ha il fama. Addirittura. Otto, shootami! Buon shoota! Ah sì? Non puoi scendere? Vabbè. Laggiù. Laggiù. Casa sua è quella. Quale? Sto sporcile. A terra! Merda! Ma come? Possiamo superarli. Stanno due cecchini. Non ti metti a fare cazzate. Come facciamo a superarli? Non vedo niente. La botta, la droga. Troppo buio, sì. No. Niente. Aiuto. Nate! Riesci a vedere il cecchino? Aia, l'ho visto io. Proprio dove sta il cecchino, mi è capitata una chiazza rossa enorme. Ma che cacchio? Ma che se no? Dire una parola. Non sono dalla squadra da addosso, dai. Mi serve come scudo. Ma com'è questo? Uscita da cecchino. Sì, ma non muore con un colpo. Guarda qui. I cecchini siamo noi adesso. Uscire da cecchino so OP, però c'hanno veramente colpi zero. Infatti ho buttato. Due colpi ho già finito. Eccone altri. Però hanno rotto. Per questi. La SWAT qua. Cazzo, la SWAT a mandorla. Aio. Ho preso un bel punto laterale. Mi sto a cogliere tutti di sorpresa. Uno è morto addirittura in ginocchio. Laggiù. Pure. Guarda questo. È casa chiedere sua. Pietà. È una brutta sorpresa. Questo qua. Prendiamo su e la portiamo su. Ok, possiamo andare avanti. La manina. Ok, Lynch. Dobbiamo arrampicarci. Dammi una mano. Vabbè, questa volta. Nessuna nascondiglia. È finito pure questo capitolo. Proprio così, se finiscono i capitoli, cioè. Se continuiamo così, battiamo anche il record del gioco, però. Che miseria. Sì. Sì. Ci vediamo domani notte, allora. Sì. Ciao. Ok. L'affare per domani.